Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: prima della diretta di pomeriggio 5, Barbara D'Urso è stata immortalata dalle telecamere del programma mentre si stava esprimendo in modo non carino nei confronti della rete. Ecco le sue parole. Ripresa Barbara D'Urso. Barbara D'Urso è una delle conduttrici che negli ultimi anni è stata spesso presente in televisione per via dei suoi programmi televisivi che hanno fatto compagnia a milioni di telespettatori nel nostro paese. Barbara D'Urso in fuori onda imbarazzante. Con l'arrivo della nuova stagione televisiva, la donna si è trovata a salutare molti di alcuni suoi programmi, tra cui Domenica Live e Live, non è la D'Urso, mentre si è vista avere un ridimensionamento per quanto riguarda il programma pomeridiano Pomeriggio 5. Riguardo questa decisione da parte dell'azienda, la donna si è espressa affermando di non avere nulla contro il presidente Pier Silvio Berlusconi, ma che per lei sono stati decisi altri progetti che la vedranno condurre alcuni programmi in prima serata. Detto fatto, visto che attualmente la D'Urso è al timone della nuova edizione della Pupa e il Secchione che quest'anno mescola il suo format ad una sorta di reality show, a tal punto che lo stesso nome prende il suffisso show, diventando, secondo la conduttrice, non la nuova edizione del programma che tutti conosciamo ma la prima edizione della Pupa e il Secchione Show. Barbara D'Urso e il fuori onda. Nella giornata di lunedì 11 aprile, Barbara D'Urso è stata protagonista di un imbarazzante momento televisivo. La donna da lunedì al venerdì ottiene all'interno del blocco pubblicitario che anticipa Pomeriggio 5, uno spazio in cui preannuncia gli argomenti che andrà a trattare in puntata. Questa volta però, nonostante fosse davanti alle telecamere sin dalle 17:00 come spesso accade, la donna ha avuto la linea molti minuti dopo, a tal punto da essere ripresa mentre chiedeva ai suoi collaboratori se la rete avesse deciso di farle saltare la promo con un'aria molto sorpresa. La confessione della conduttrice. Per questo motivo, all'inizio della puntata, la donna ha confessato che, dato che stava aspettando come ogni giorno che le dessero la diretta, è rimasta molto sorpresa del fatto che questo non è accaduto, pensando di essere vittima di uno scherzo di Scherzi a parte. Barbara D'Urso e il fuori onda. Al momento non si sa quali sono le cause che hanno portato la rete a non dare la linea alla D'Urso, ma sembrerebbe che le motivazioni siano puramente tecniche. Intanto la domanda della conduttrice posta alle telecamere prima della puntata "Mi avete fatto saltare?" ha scatenato la fantasia e l'ilarità del popolo del web. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.